Podcast. Buon primo maggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Soldi e buon primo maggio a Valentina Conte, giornalista di Repubblica, che oggi mi accompagna in questa puntata un po' speciale. Ciao Raffaele, buon primo maggio a tutti. Puntata speciale, dicevamo, Valentina, perché proprio nella festa del lavoro abbiamo con noi il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Buongiorno segretario e ovviamente buon primo maggio anche a lei. Buongiorno e buon primo maggio a tutti voi e a tutti quelli che ci ascolteranno. Soldi, il podcast di Affari e Finanza. Segretario Landini, oggi siete in piazza con CISL e UIL a Monfalcone. Siete vicino a Gorizia, Friuli Venezia Giulia, terra di confine, come avete rimarcato voi stessi. Siete lì con lo slogan «Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale». Uno spirito proiettato verso Bruxelles, dunque. E visto che tra poco più di un mese saremo chiamati alle urne proprio per le europee, non sembra una scelta casuale. Quali sono i temi principali che portate in piazza? Noi vogliamo costruire un'Europa che non sia solo del mercato, ma che sia anche sociale, che sia anche economica, che sia anche fiscale. E questo vuol dire superare la logica della politica che è avvenuta e che ha determinato tagli su tagli negli anni passati. E c'è bisogno di un piano straordinario di investimenti proprio per creare lavoro, per creare quei diritti, per creare un'Europa che sia in grado di avere anche un ruolo nel mondo. E quando parliamo anche di pace è perché noi pensiamo che bisogna cessare il fuoco nelle guerre che oggi sono in corso, che bisogna fermare la corsa folle che si è aperta e contemporaneamente pensiamo che ci sia bisogno di unire i diritti di tutto il mondo del lavoro e come è stato fatto quando a Bruxelles per la prima volta dopo anni tutti i sindacati europei hanno manifestato per chiedere al Parlamento un cambiamento delle politiche economiche e sociali, questo è anche il tema che noi vogliamo porre a tutte le forze politiche che oggi si confrontano per andare in Europa, perché c'è bisogno che al centro tornino il lavoro, le persone, dei diritti e l'idea di uno Stato sociale che sia fondato sulla tutela della salute, della sicurezza e dell'istruzione come diritto fondamentale di tutti i cittadini. Landini, c'è anche un evento che è il concertone di quest'anno che si trasferisce per la prima volta da San Giovanni per andare al Circo Massimo causa lavori per il Giubileo. Tornerà poi alla sua casa storica? Penso proprio di sì. Quest'anno questo è determinato appunto dal fatto che devono rifare la piazza, che devono rifare dei lavori. Credo che ci saranno tutte le condizioni per tornare anche alla piazza storica. A meno che al Circo Massimo vada così bene che tutti vogliono rifargli al Circo Massimo, crediamo che da questo punto di vista quella condizione lì ci sia tutta. Segretario, veniamo ai contenuti. Una delle vostre iniziative più importanti in questa fase è la campagna referendaria partita a metà aprile. Avete depositato 4 quesiti, riassumo telegraficamente la parte che riguarda il lavoro. Dite no alla liberalizzazione dei contratti a termine, quindi rimettete i vincoli legati alle causali. E poi ci sono 2 quesiti che puntano dritto contro il Jobs Act. Volete cancellare la riforma del mercato del lavoro del governo Renzi con il pieno reintegro dei lavoratori licenziati in modo illegittimo. Ma non le nascondo, segretario, che ci sono molti detrattori. Secondo questi detrattori è una battaglia ormai superata dai tempi. Si rischia di tornare a ingessare il mercato del lavoro che dopo il Covid ha dato risultati superiori alle attese. Cosa risponde? No, noi non vogliamo tornare al passato, noi vogliamo guardare al futuro. E il futuro non può essere un futuro di precarietà, non può essere un futuro di riduzione dei diritti, non può essere un futuro in cui negli appalti, come succede adesso, muori e non c'è mai la responsabilità di nessuno. Noi pensiamo che questi ultimi 10-15 anni, le leggi che sono state fatte, hanno messo in moto un modo di fare impresa che va cambiato, che è sbagliato, che è fondato sulla riduzione dei diritti, sulla precarietà e che non dà futuro ai giovani. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo più di 120.000 giovani che ogni anno se ne vanno via dal nostro paese proprio perché qui in Italia più che da altre parti sei povero lavorando e non hai la possibilità di realizzarsi e questo sta indebolendo anche il sistema delle imprese
E noi stiamo proponendo, anche con delle proposte di legge, di affermare un nuovo sistema legislativo che prevede una legge sulla rappresentanza, che preveda un investimento sulla formazione come diritto fondamentale, che preveda un ingresso al lavoro fondato sulla formazione, non sulla precarietà, e che arrivi a superare la logica del subappalto cascata, che superi quello che sta avvenendo, che è una vera e propria strage sul lavoro in termini di infortuni e di morti dovuti alla precarietà e al sistema folle che si è affermato in questi anni di fare impresa. Quindi noi, per quello che ci riguarda, questo non è un tornare al passato. I dati dicono anche che l'occupazione è ai massimi storici, il governo corre a intestarsi queste statistiche. Glielo concede questo risultato? No, perché dobbiamo guardare i numeri concreti. Intanto una parte dell'aumento dell'occupazione è di persone anziane perché hanno bloccato l'uscita dalle pensioni. Quindi un primo dato per cui si raccontano delle balle, è chiaro che se tu non fai più andare nessuno in pensione, questi sono costretti a lavorare e quindi aumenta anche l'occupazione degli anziani. Dall'altra parte andiamo a vedere i rapporti di lavoro che hanno attivato, è aumentata la precarietà. Qui considerano occupato anche uno che lavora un giorno alla settimana. Abbiamo quasi 4 milioni di persone che fanno part-time involontario, che detto in italiano sono una media di 8, 10, 15 ore settimanali. Siamo un paese che ha più di 3 milioni di contratti a termine, siamo un paese che nel 2023 l'84% dei contratti attivati in corso d'anno erano precari, stagionali, intermittenti, a termine. Siamo di fronte ad una situazione in cui abbiamo 7 milioni di persone che pur lavorando non arrivano a 11.000 euro lordi l'anno. Siamo cioè di fronte ad una situazione che non sta più in piedi e in questa situazione i giovani e le donne continuano ad avere un livello di occupazione che è tra i più bassi d'Europa. E in questo senso quindi è inutile raccontare storie. Con un sistema di questa natura stiamo facendo anche una concorrenza sleale tra imprese, perché l'imprenditore che vuole investire sulla qualità, sull'innovazione, rischia di essere messo in concorrenza con chi può giocare sulla riduzione dei diritti, sui bassi salari, sul sistema degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti, delle finte cooperative. Ecco, io credo che tutto questo sta ingenerando una regressione della nostra economia e anche della tenuta sociale e democratica del nostro paese. Prima parlava di strage sul lavoro. Il quarto referendum riguarda proprio la sicurezza negli appalti, con la responsabilità del committente per tutto quello che accade sulla filiera degli appalti. Purtroppo anche in questo primo maggio è difficile non ricordare le tante tragedie sul lavoro, 1.000 morti all'anno, 3 al giorno. La patente a punti basta, secondo lei? Vi piace per come l'ha strutturata il governo? No, per come l'ha strutturata il governo è una presa in giro. E in ogni caso, perché noi la patente a punti l'abbiamo chiesta per tutti i settori, non solo per l'edilizia, l'unica cosa che siamo riusciti a portare a casa riguarda il fatto che con questi provvedimenti il trattamento economico e normativo delle persone che lavorano negli appalti dovrebbe tornare ad essere lo stesso anche se ti cambiano appalto. Dovremo vigilare perché questo avvenga. Ma insisto, quello che va cambiato è il modello di fare impresa. Se tu lasci la logica del subappalto è finita la discussione. Se tu non affronti il problema della prevenzione, cioè della formazione che devi fare prima che le persone vadano a lavorare, se tu non rafforzi gli ispettorati del lavoro, non rafforzi la medicina per il lavoro, noi siamo un paese fatto di piccole e medie imprese. Siamo un paese dove oggi un'azienda è controllata una ogni 15 anni se va bene. Quindi in un paese che abbiamo visto qual è il livello di evasione contributiva, di evasione fiscale, di non rispetto delle norme o di aggiramento delle norme sul lavoro, è chiaro che per noi combattere le morti sul lavoro e gli infortuni sul lavoro, che sono più di 500.000 ogni anno, significa cambiare il modello di fare impresa. Lo dice l'INAIL. L'INAIL indica che la maggioranza degli infortuni e delle morti sul lavoro coinvolge lavoratori precari, assunti con contratti precari, e riguarda imprese che lavorano nelle catene di appalto e di subappalto. Questo dice l'INAIL. E allora serve agire sulle ragioni che hanno prodotto questa situazione. Subito dopo la tragedia di Suviana, sappiamo, la centrale elettrica, c'è stato anche un botta e risposta tra lei e Luigi Sbarra, il segretario generale della CISL, proprio sulla necessità di mobilitarsi per chiedere sicurezza dopo quelle ennesimi morti. Ecco, qual è il margine, quali sono le condizioni per tornare all'unità sindacale di tutti e tre i grandi sindacati italiani? Beh, come è noto, a Monfalcone siamo tutti assieme, di nuovo tutte le organizzazioni sindacali. In ogni caso,
noi guardiamo all'unità del mondo del lavoro e siamo coerenti con le piattaforme che abbiamo presentato. Noi abbiamo scioperato insieme alla UIL sulla piattaforma che unitariamente, anche insieme alla CISL, avevamo presentato al governo. E coerentemente, se le risposte non ci sono, noi pensiamo che lo strumento della mobilitazione e dello sciopero sia uno strumento che vada messo in campo per ottenere risultati quando il governo e quando le imprese non ti rispondono. E per quello che ci riguarda, questo non è contro l'unità del mondo del lavoro, ma questo è per mettere nelle condizioni tutte le persone che lavorano di agire e di poter utilizzare tutta la loro forza per migliorare le loro condizioni. Poi noi rispettiamo i punti di vista diversi, quello che noi non vogliamo mettere in discussione è il diritto delle persone che lavorano di mobilitarsi, di scendere in piazza per migliorare la loro condizione, per dare un futuro al paese. Il governo ha presentato il DEF, su Repubblica però l'abbiamo definito senza soldi. Di certo non ci sono soldi per la riforma delle pensioni e per le tante promesse elettorali del governo. Cosa chiederete di mettere nella manovra, a cominciare dal pacchetto pensioni? Beh, innanzitutto quello è un DEF finto, che semplicemente il governo non ha voluto dire prima delle elezioni europee cosa ha intenzione di fare, quando tutti sanno che abbiamo un debito pubblico altissimo, che abbiamo fatto una manovra in deficit e che non stiamo andando a prendere i soldi dove sono, e addirittura che corriamo il rischio anche di una possibile infrazione con l'Europa che ha rivotato leggi sull'austerità. Quindi mi sembra più una manovra elettorale per prendere tempo, tra l'altro con un gesto anche di irresponsabilità. È necessario andare a prendere i soldi dove sono. Bisogna intervenire sull'evasione fiscale, bisogna intervenire sulla tassazione delle rendite finanziarie e sulla tassazione delle rendite immobiliari. Siamo un paese che ha visto aumentare i profitti e gli extraprofitti e sta vedendo la riduzione dei salari. E il governo su questo versante non sta facendo assolutamente nulla, anzi ha fatto i condoni, non ha tassato nessun profitto e nessun extraprofitto, sta facendo sanatorie, non sta colpendo l'evasione fiscale, continua a tassare i lavoratori dipendenti, i pensionati che sono diventati un bancomat. Noi non siamo più disponibili ad accettare questa situazione, pensiamo che lì ci siano tutte le condizioni per affrontarlo, anche perché noi, oltre che la riforma delle pensioni, abbiamo bisogno di investire nella sanità pubblica. In più, verso le nuove generazioni, un sistema puramente contributivo non sta in piedi. Noi da tempo stiamo chiedendo di introdurre una pensione di garanzia proprio per tutelare quei giovani che sono già anni che hanno rapporti di lavoro precari alle spalle e che rischiano di essere precari tutta la vita, di non avere la pensione, di essere precari anche quando arriveranno ad essere anziani. Ecco, quindi questo sistema va cambiato ed è il momento di chiedere anche alle imprese private di fare la loro parte e di ricominciare ad investire i profitti che hanno fatto mai tanti come in questi anni dentro a una crescita del nostro paese. Ha parlato con il nuovo presidente di Confindustria Orsini, e se l'ha fatto, se ha voglia di dirci di che cosa avete parlato, e se invece non l'ha fatto, che cosa ha in mente di dirgli alla prima occasione? No, io sono molto rispettoso, penso che gli parlerò nel momento che sarà formalmente eletto e sarà in carica. E appena naturalmente sarà eletto e sarà nella condizione, molto volentieri, anzi penso che sia un nostro dovere parlarci ed affrontare la situazione. Il primo problema è aumentare i salari, perché c'è un'emergenza salariale, e riprendere a fare una politica industriale seria, perché il sistema manifatturiero nel nostro paese è a rischio in modo molto serio, cioè c'è bisogno di una politica industriale, e penso che per quello che riguarda le cose che ho detto sugli appalti, sui subappalti, sulla precarietà, sia interesse anche di chi vuol fare seriamente l'imprenditore, di avere regole che impediscono una competizione al ribasso, ma che giochi sulla qualità anche del fare l'imprenditore. In più penso che ci sia un tema che si chiama legge sulla rappresentanza per cancellare i contratti pirata e per affermare il valore della contrattazione nazionale e del rapporto naturalmente tra le imprese. Quindi credo che siano questi i temi da affrontare, compreso l'interesse anche delle imprese di affrontare il tema di basta morti sul lavoro e di investire seriamente sulla qualità, sulla crescita e sullo sviluppo del sistema del nostro paese. L'agenda della CGIL è stata obiettivamente contrassegnata da molte mobilitazioni. L'11 aprile lo sciopero per la sicurezza sul lavoro, il 20 aprile la manifestazione Una sanità pubblica. Avete in mente altro? Beh, queste sono tutte manifestazioni che lei ha richiamato, che non sono state solo delle CGIL, ma sono state delle CGIL insieme alla UIL. E come abbiamo detto anche sabato 20 aprile in piazza, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Noi siamo scesi in piazza proprio per una riforma fiscale degna di questo nome, non sta avvenendo.
siamo scesi in piazza per il rinnovo dei contratti. Il 2024 è l'anno in cui 12 milioni e mezzo di persone hanno il problema di rinnovare il contratto e quindi di tutelare il loro potere d'acquisto. E in questo senso noi abbiamo intenzione di continuare anche per affermare i diritti fondamentali e perché diciamo al governo fin da adesso che la manovra che dovrà fare a settembre-ottobre deve essere una manovra che va in una direzione diversa da quella che hanno realizzato fino ad ora. Va confermato la riduzione del cuneo contributivo, ma c'è bisogno di mettere risorse per rinnovare i contratti del pubblico impiego, della sanità, c'è bisogno di mettere risorse perché la sanità pubblica non sia cambiata, non sia tutelata e c'è bisogno che non vadano avanti con l'autonomia differenziata e con l'idea di cambiare la Costituzione del nostro Paese. E in più, proprio perché siamo contrari all'autonomia differenziata e alle riforme costituzionali, la CGIL insieme a tutto il mondo associativo, laico, cattolico che ha dato vita alla Via Maestra e che nello scorso anno, il 7 ottobre, fece quella grandissima manifestazione che addirittura tantissime persone non riuscirono a entrare in piazza San Giovanni per tanta gente che c'era, ci sarà un nuovo appuntamento il 25 maggio a Napoli di manifestazioni proprio perché è il momento di difendere la nostra Costituzione, di applicarla. Segretario, siamo in piazza il 1 maggio per festeggiare i lavoratori perché a Chicago nel 1866 uno sciopero in questi giorni fu risolto nel sangue per ottenere la giornata di 8 ore, si era in piazza ai tempi. Adesso in Parlamento ci sono delle proposte di legge, 3 da parte delle opposizioni per accorciare l'orario di lavoro e nella piattaforma per il contratto dei metalmeccanici il tema è presente. Quanto è prioritario nella vostra agenda? È una delle priorità rivendicative. Noi nel rinnovo dei contratti che le categorie stanno facendo abbiamo condiviso con loro che ci sono 3 temi che debbono essere affrontati. Uno si chiama aumento dei salari che difenda davvero il potere d'acquisto dei salari. Uno si chiama proprio riduzione degli orari di lavoro e sua riarticolazione, introducendo anche il diritto alla formazione. Quello che noi stiamo dicendo è che c'è un problema di revisione e di riduzione dei tempi di lavoro e di riorganizzazione dei tempi di lavoro e diciamo contemporaneamente che questo deve servire per difendere l'occupazione ma anche per qualificare l'occupazione. E per noi il diritto alla formazione, che vuol dire avere ore che sono pagato non perché produco ma perché studio, perché mi aggiorno e perché qualifico le mie competenze, deve diventare un diritto che vale perché c'è sempre, ogni settimana, ogni mese, ogni anno che lavoro, deve diventare un diritto permanente. Il terzo tema che noi vogliamo affrontare si chiama riduzione e contrasto alla precarietà, perché le persone debbono avere la possibilità di lavorare e di vivere dignitosamente. Segretario, lei ha una lunga storia sindacale, guida la CGIL dal 19, l'anno scorso è stato riconfermato per un secondo mandato. Quali sono stati i momenti più difficili che ha attraversato in questi anni? Quali trattative le hanno richiesto maggiori sforzi, maggiori energie? In generale, nella sua vita da sindacalista, quale è stato l'interlocutore che definirebbe davvero un osso duro? E in finale le chiedo, quali sfide aperte vorrebbe ancora vincere? Ma guardi, adesso un bilancio di 40 anni non ero preparato, ecco, questo 1 maggio a farlo, ma diciamo così, ci sono state esperienze molto significative. Da ultimo, sicuramente il periodo più difficile da quando sono segretario generale della CGIL ha riguardato affrontare tutto il periodo della pandemia. E credo che lì sia stato sicuramente un momento difficile, che però ha visto allora la possibilità di raggiungere un accordo molto importante col governo e con le imprese e ha dimostrato che se c'è la volontà politica di mettere al centro il lavoro, i lavoratori e i sindacati sono nella condizione di assumersi anche le responsabilità di tenere in piedi sostanzialmente questo Paese. E da questo punto di vista credo che oggi la prospettiva sia proprio quella di superare la precarietà e di qualificare la contrattazione. Il tema per quello che ci riguarda è che al centro deve tornare il lavoro, deve tornare la persona, deve tornare la giustizia sociale e non la logica del profitto fine a se stesso, del massimo profitto, che è quello che ha creato più danni in questi anni, impoverendo le persone e alimentando la precarietà. Credo che la sfida sia questa che abbiamo di fronte. Dopodiché non ho ossi duri particolari, mi sono sempre rapportato con tutti quelli che ho dovuto fare i conti e da un certo punto di vista il punto di fondo è se hai a che fare con persone che credono
che la contrattazione è una giusta mediazione tra interessi, oppure se c'è qualcuno che pensa che il mondo del lavoro deve sparire perché esiste solo l'impresa ed esiste solo il mercato. Ecco, in questi casi, come sta avvenendo in questo momento, in particolare nel rapporto col governo, è chiaro che questo è un elemento che va assolutamente sconfitto, perché è una regressione della democrazia del nostro paese, perché vuol dire cancellare la soggettività e i bisogni di chi lavora. Segretario, veramente un flash in conclusione: le lusinghe della politica che ciclicamente emergono verso di lei resteranno delle avance non corrisposte? Beh, credo che parli per me la mia esperienza, perché dal 2010 e ogni volta che dico faccio una cosa viene sempre letta perché volevo andare in politica. Credo di aver dimostrato coerentemente che il mio lavoro era finalizzato ed è finalizzato per dare il meglio di quello che posso dare nella tutela e nella rappresentanza del mondo del lavoro. E dopodiché il sindacato nel nostro paese, nella sua storia, è sempre stato un soggetto che fa anche politica. E quindi l'ambizione è quella di, tra virgolette, ricostruire una cultura del fare politica che rimette al centro il lavoro e i bisogni delle persone. Credo che questo sia un'esigenza importante, perché quando in un paese hai il 50% dei cittadini che a votare non ci va più, vuol dire che c'è una crisi della democrazia, che la gente non si sente rappresentata. E allora io penso che il problema non è cosa fa Landini, il problema è se la politica e i partiti tornano ad occuparsi dei bisogni delle persone e in questo modo rimettono al centro le cose importanti, che riguarda il futuro, che riguarda la possibilità per chi lavora di vivere dignitosamente. Questa è la mia ambizione, questa è la mia battaglia, attraverso il sindacato, pensare al futuro e di pensare a un modello sociale ed economico diverso e che sia sostenibile per i giovani e anche per quelli che verranno dopo di noi. Grazie di nuovo al segretario Landini, buon primo maggio. Grazie a voi, buon primo maggio a tutti. E ringrazio anche Valentina Conte che è stata con me in questa puntata di Soldi. Ciao Valentina, alla prossima. Ciao, grazie, buon primo maggio. E allora si parla di provare a ridurre l'orario di lavoro, di liberare tempo anche per la vita privata. Giulia Cimpanelli, bentornata a Soldi, ci parli proprio di questo. Sì Raffaele, di settimana corta in realtà abbiamo già parlato nella puntata del 27 dicembre scorso. Ad aprile però l'argomento è ufficialmente entrato nell'agenda del Parlamento, con tre proposte. Una di Fratoianni, una di Conte e una di Scotto del PD, alla Commissione Lavoro della Camera. Tre testi diversi, a cominciare dal monte ore proposto, da sostituire alle attuali 40. Alleanza Verdi e Sinistra parla di 34. Il Movimento 5 Stelle di 32, mentre la proposta del Partito Democratico si mantiene su una posizione più cauta, un'indicazione di un periodo di sperimentazione senza troppi paletti e con l'allargamento del raggio d'azione del Fondo delle Nuove Competenze per incentivare le aziende. Tutte puntano ovviamente a ridurre il tempo di lavoro a parità di salario. Ma entriamo nel merito delle varie proposte. Allora, quella di Fratoianni prevede la riduzione dell'orario settimanale, come dicevamo, a 34 ore effettive, mantenendo lo stesso livello retributivo. Per incentivare questa transizione, Fratoianni propone l'istituzione di un fondo dedicato alla riduzione dell'orario di lavoro, mirato a sostenere i datori di lavoro che adottano una riduzione dell'orario settimanale di almeno il 10%. Il cuore della proposta del Movimento 5 Stelle, invece, è il riconoscimento alle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro della facoltà di stipulare contratti specifici per la riduzione dell'orario. Questi contratti potrebbero portare a una settimana lavorativa minima di 32 ore, mantenendo sempre gli stessi compensi. La riduzione dell'orario di lavoro può riguardare sia la distribuzione delle ore durante la giornata lavorativa, sia il numero di giorni lavorativi settimanali, fino a un massimo di 4. Per incentivare l'adozione di questa pratica e supportare le imprese che l'adottano, la proposta prevede un'esenzione dei contributi previdenziali e assicurativi per i datori di lavoro fino a un massimo di 8.000 euro annui per i primi 3 anni di applicazione della nuova normativa. La proposta del PD è in linea con le precedenti.
Il fulcro è la promozione di una contrattazione collettiva che, nel rispetto dei ruoli delle parti sociali, incoraggi l'esperimento di soluzioni capaci di incrementare la produttività pur riducendo l'orario di lavoro, mantenendo invariata la retribuzione. Per incentivare il processo, la proposta di legge prevede un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 30%, esclusi i contributi destinati all'INAIL, per i rapporti di lavoro dipendente regolati da contratti collettivi tra imprese e sindacati. Questo esonero sarebbe concesso per la durata del periodo di sperimentazione stabilito dai contratti collettivi. Scotto propone anche un ulteriore riconoscimento dell'esonero del 40% nel caso in cui le prestazioni lavorative coinvolte rientrino tra quelle considerate usuranti o gravose. La maggioranza del governo non mette però la settimana corta nelle priorità. Il presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, va coi piedi di piombo e commenta che il traguardo da raggiungere è prima l'aumento della produttività delle aziende italiane, quasi collegando l'idea di riduzione dei tempi di lavoro a un calo necessario della produttività. Molte aziende invece ci stanno già pensando. Un recente studio dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale ha sondato oltre 1000 manager. Il 53% di questi è favorevole al lavoro su 4 giorni e di questi il 79% pensa che l'orario più corto migliori la conciliazione vita-lavoro, il 46% la vorrebbe per il benessere psicofisico dei suoi collaboratori e il 27% per la motivazione in azienda. L'altra metà invece ha sollevato temi organizzativi, salariali e appunto di produttività. In Italia abbiamo però già aziende che la stanno sperimentando. In Luxottica, per esempio, i lavoratori possono decidere di aderire al modello di settimana lavorativa di 4 giorni, senza impatti sulla retribuzione. Intesa San Paolo fa una via di mezzo, 9 ore spalmate su 4 giorni, con una riduzione di orario da 37,5 a 36 ore, su base volontaria e secondo le esigenze tecnico-operative dell'azienda. Il tema, ricordiamolo, non riguarda soltanto il nostro paese, ma è sui tavoli delle maggiori nazioni europee. In Francia si parla per esempio della possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni per i genitori divorziati, oppure di alternare settimane lunghe e corte per andare incontro all'esigenza di trascorrere il tempo coi figli quando si è di turno nell'ambito della coppia separata. La Svizzera cerca di accorciare da 40 a 38 ore l'orario degli infermieri per evitare di arrivare al 2030 con un buco di 30.000 professionisti. Le sperimentazioni sono già attive in un ospedale di Zurigo e si pensa ad ampliarle a livello federale. In Belgio, per esempio, l'orario di lavoro totale è già di un massimo di 36 ore settimanali invece di 38 e di un massimo di 9 ore giornaliere. Ma può essere ulteriormente ridotto, ad esempio, a 32 ore settimanali. Lo stipendio può essere ridotto proporzionalmente o mantenuto allo stesso livello. In Spagna è in fase di approvazione una nuova disciplina legislativa volta a ridurre l'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,5 nel 2024 e 37,5 nel 2025. In Olanda, infine, il numero di ore lavorate è direttamente proporzionale al numero di ferie che si maturano. C'è poi dal 2014 un patto generazionale che consente ai dipendenti più anziani di ridurre gradualmente l'orario di lavoro negli ultimi anni della loro carriera. L'obiettivo è di aiutare proprio i lavoratori più anziani ad andare in pensione in salute e creare opportunità per le generazioni più giovani. Grazie Giulia, vedremo se le opposizioni, come ci hanno raccontato, riusciranno a unificare le 3 proposte che ci hai raccontato e se avranno una sorte migliore rispetto a quella del salario minimo che, come sappiamo, è stato affossato. Grazie a tutti gli ascoltatori di questa puntata di Soldi, buon 1° maggio ancora e a risentirci alla prossima puntata. Soldi, il podcast di Affari e Finanza, scritto da Raffaele Ricciardi con la collaborazione di Giulia Cimpanelli, a cura di Marco Maisano e Valentina Tosoni. Una produzione One Podcast per Affari e Finanza.